Salve, benvenuti al curriculum di ACE Youth Imprenditoria del settore creativo. Questa lezione si concentrerà sulle preoccupazioni etiche come parte della formazione culturale e creativa di ACE Youth. Impareremo perché l'arte e l'etica sono collegate e identificheremo le considerazioni etiche che un artista o un creatore dovrebbe fare. Iniziamo! L'arte è soggettiva, il che significa che è basata o influenzata da sentimenti, gusti o opinioni personali. Poiché l'arte è soggettiva, è vulnerabile al giudizio etico e sarà ricevuta o interpretata da persone diverse in vari modi. Ciò che può essere non etico per qualcuno può essere etico per un altro. Nella sua forma più pura, se una persona crea qualcosa e decide che è arte, allora è arte. Pertanto, un pubblico non è necessario, e gli artisti non hanno obblighi verso un pubblico o verso l'etica o la morale. Tuttavia, se stai puntando a condividere il tuo lavoro con il mondo e vuoi farlo con le migliori intenzioni, ecco alcune considerazioni etiche che dovresti fare. Appropriazione. Questa è l'azione di prendere qualcosa illegalmente o ingiustamente. Un tipico esempio di questo è l'appropriazione culturale, che è l'adozione dell'iconografia di un'altra cultura e l'utilizzo per scopi che non sono voluti dalla cultura originale. Uso dei materiali. I materiali che gli artisti usano per creare la loro arte generalmente contribuiscono al loro valore. L'uso di materiali in contrasto con i valori sociali solleva domande nella mente dello spettatore. Per esempio, alcuni vedono l'avorio come un materiale desiderabile per l'intaglio, ma altri potrebbero essere più preoccupati per la messa in pericolo degli elefanti. Manipolazione digitale. Si tratta di modificare digitalmente un'immagine per farla apparire diversa. La manipolazione digitale è usata da fotografi dilettanti e professionisti, e può essere uno strumento utile e costruttivo. Tuttavia, quando le fotografie vengono manipolate per alterare informazioni fattuali, è stata superata una linea etica. Se vi trovate in un dilemma etico, potete applicare il concetto ISUES della MC Master University in Canada. Questo strumento di decisione etica è progettato per aiutarvi a pensare attraverso decisioni difficili e sviluppare ragioni giustificabili per le vostre scelte. 1. Identificare il problema. 2. Studiare i fatti. 3. Selezionare opzioni ragionevoli. 4. Comprendere i valori e i doveri. 5. Valutare e giustificare le opzioni. 6. Sostenere e rivedere il piano. Ricordate! Spesso, quando ci troviamo di fronte a dilemmi etici, l'istinto può essere quello di trovare una soluzione rapida. Tuttavia, il desiderio di trovare una soluzione può farci trascurare fatti importanti. Il processo decisionale etico inizia con una solida base, basata su una chiara comprensione della natura del problema e di tutti i fatti e le prospettive rilevanti. Per ulteriori risorse sullo sviluppo delle vostre capacità imprenditoriali, grazie. A presto!